Monza, 17 gennaio 2015. La nostra Adelaide, quasi sempre ligia a ricordarci il santo del giorno, ci ricorda che oggi è Sant'Antonio Abate. Nel territorio circostante Milano, i falò si accendono in prossimità del 17 gennaio e fa parte della tradizione il trarre auspici del movimento della barba del santo, ovvero quella fine sospensione di materiale incandescente che i contadini producono smuovendo con forche da fieno la brace del falò. L'inverno, seppur mite, influenza la formazione. Recuperiamo in extremis Greco, ma perdiamo Lucarelli, e in prima squadra sale dalla prima divisione Francesca Latorre. L'inizio è comunque subito sanda. Tra le mura amiche non ci smentiamo nemmeno stasera. Siamo belli e convincenti e ci portiamo subito sull'1-0. Nel secondo invece commettiamo troppi errori, ben 10 ci dicono gli scout, e con queste premesse normalmente il set si perde. Così è purtroppo e siamo costretti a ricominciare da capo. Ora soffriamo e dobbiamo rincorrere le ospiti, ma quando dobbiamo dimostrare qualche cosa la Sand risponde presente. Sorpassiamo le ospiti quando serve e non ci prendono più. Sul 2-1 la partita sembra un po' più facile. Sembra, ma la realtà è ben diversa. Ma anche se siamo punto a punto fino a metà set, quando la palla scotta siamo nostro agio. È Sant'Antonio, ce lo ricordiamo. Siamo efficaci in battuta e Santa Maria torna dei wall. E poi, come sabato scorso, lasciamo al capitano l'onore di chiudere 7 match. La doppia sfida con Reggio ci regala un doppio 3-1 che ci conferma tra le grandi. Sabato, ultima di andata a Imola per un gran premio da conquistare sul campo. Per Sandavolli Sport News è tutto, da Luciano Passoni e Brando il Bassotto. Alla prossima. Penultima partita tra le mura amiche del Palamanzoni. Nel girone di andata la Sanda si impone per 3-1 contro Gramsci Pool Volley. Siamo qui con il nostro centralone Irene Grieco. Ciao Irene. Ciao Irene, una partita vinta 3-1, quindi combattuta come settimana scorsa. Questa era una buonissima squadra tra le prime posizioni in campionato, quindi è stata una bella partita da parte nostra, una bella prestazione. Sì, era una partita terza in classifica contro quarta in classifica, una partita molto sentita, soprattutto una partita che tutte noi volevamo vincere per mantenere il nostro posto, comunque per rimanere in classifica alta. Sapevamo che il Gramsci era comunque una squadra impegnativa, ma il coach ha dato le direttive su cosa potevamo puntare, quali erano i loro punti di forza e magari punti in cui non erano tanto forti, e comunque secondo me il nostro punto di forza rimane sempre lo stesso, che è il gioco di squadra, e poi giocare in casa sicuramente è un vantaggio grazie alla curva. La passione, la tensione è sempre alta, l'hai dimostrato anche te questa sera, anche perché sei qua ammalata. Sì, purtroppo ho saltato anche un allenamento causa febbre, sono venuta comunque in partita nell'eventualità ci fosse stato bisogno del mio supporto, il coach poi effettivamente ha deciso di mettermi dentro 2 set, ho fatto quello che potevo per la squadra, ma comunque come al solito è stato il contributo di tutte sempre necessario. Infatti anche Nicole è entrata e ha dato il suo contributo da libero, che è stato un grosso contributo. Brava Irene, complimenti per questa sera, appena sei entrata subito punto, se non sbaglio comunque sei stata subito incisiva, per cui complimenti Irene. Allora, te non sei nuova della Sanda, quest'anno è il primo anno che giochi con noi in B2, però avevi già militato in campionati minori in Sanda. Sì, io ero... sono stata nella Sanda al secondo anno di Under 16, quindi quando era ancora una fischella, e ho fatto solo un anno, poi ho incominciato a girare un po'. Questo è il mio terzo anno di B2, ho fatto un anno di B1 in cui però non è andato tanto bene a causa l'infortunio al ginocchio, e niente, con quest'anno speravo di rifare un buon campionato, soprattutto con una buona squadra. Ringrazio anche, ci terrei a dire che è anche un buonissimo gruppo. Ringraziamo anche il nostro pubblico, sempre presente, i nostri ultra.
Assolutamente sì, i nostri ultra sono fondamentali, soprattutto quando giochiamo in casa, li sentiamo molto, nei momenti magari un po' di difficoltà sono sempre al nostro fianco e grazie, grazie mille. Grazie a te. Ciao. L'editor, il grafico, il fondatore di casa Sanda Production, quindi, ma dove siete finiti ragazzi? Dove siete finiti? Io da cudire un bambino, anzi dovrei andare a casa che c'è la tracheite. Io ho fondato aziende nel mondo e sono impegnato a gestire i miei investimenti. Non vogliamo sapere di che cosa, che aziende. Infatti, neanche io voglio saperlo. E nel mondo dove? Che abita a Brugheri, sta solo a Brugheri.